Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, ho un po' di cose da mostrarvi se faccio tempo. Vediamo se riesco a fare questo video, come al solito vengo interrotta. Ne ho approfittato che Nicola non c'è un attimo, ma tornerà comunque a breve. Quindi vediamo se riesco a essere rapida per una volta e farvi vedere tutto quanto o se dovrò rimandare di nuovo questo video. Comunque, acquisti da acqua e sapone. Era un po' che non andavo. E in realtà sono andata principalmente per comprare lo shampoo antigiallo perché, come vedete, poverini questi capelli. Lasciate perdere che adesso ho appena finito di bagnare tutto fuori, fare i lavori nell'orto. Sono truccata così da stamattina alle 8 perché ho fatto apertura. Poi sono venuta a casa, ho fatto insomma le faccende qui solite a casa e quindi ho un po' questa faccia così, però dovevo approfittarne in questo momento, se no non avrei di nuovo avrei dovuto aspettare a girare questo video, quindi ho detto anche se non sono in buono stato, pace. Comunque dicevo, andavo principalmente per lo shampoo antigiallo, ma già che ero lì ovviamente ho approfittato di alcune promozioni. Ho cercato nei limiti del possibile di concentrarmi sulle cose che erano effettivamente in offerta in quel momento. E ho preso un po' di cose, alla fine ho speso un po', ma ho preso anche un bel po' di cose. Vi faccio vedere. Allora, tiro fuori a caso e tiro fuori anche lo scontrino, che così vediamo un attimino. Alcuni prezzi magari me li ricordo, altri li guarderò perché non me li ricordo tutti. Oppure vabbè, pazienza, nel senso che se stiamo a zanzare di merda, se stiamo a guardare tutti i prezzi non finiamo più, quindi vediamo un attimino. Allora, ho preso di Natura Verde, io la prima volta che acquisto prodotti Natura Verde e a questo giro ho comprato due o tre cosine. Perché comunque mi incuriosiva come brand, ma non so come mai, insomma, non l'avevo mai acquistato. E ho preso questo doccia schiuma rivitalizzante rigenerante al melograno, sono 250 ml, questo qui, e l'ho pagato 99 centesimi, 1 euro, una roba del genere, quindi era in un cestone con le offerte. Adesso ogni volta che metto davanti qualcosa e poi tolgo, c'è tutto buio, però vabbè. Poi in offerta, che non c'entra assolutamente niente col periodo, ma proprio 00, però era anche quello in uno scaffale con delle offerte, e pensando che comunque presto purtroppo tornerà l'inverno, il freddo, il gelo, il ghiaccio, la mia macchina avrà bisogno del solito aiutino stagionale che è appunto lo spray elimina ghiaccio. L'ho trovato in offerta. Non so generalmente quanto costi perché non è una cosa che tengo a mente il prezzo, non ne ho idea se lo si trova a 2 euro, a 5 piuttosto che a 10, non lo so. L'ho trovato a 2 euro qualcosa e ho pensato che comunque se era un'offerta in questo momento sicuramente costa meno rispetto a quello che costerà questo inverno, questo è poco ma sicuro, qualsiasi sia il suo prezzo. E quindi comunque ho detto prendiamolo, almeno ce l'ho lì e non devo diventare matta. Poi, sempre di Natura Verde, appunto, della linea Bio, io adesso appunto non conosco bene questa linea, questo brand, quindi non so come si differenzia, non so quelle che sono le linee, eccetera, non so la storia, non, è un brand che non conosco ma che mi ha incuriosito, ne ho sentito comunque parlare, ma non avevo mai provato nulla. Noto che qui c'è scritto bio, mentre qua non c'è scritto niente, quindi mi fa pensare che siano delle linee differenti. Questa magari non lo è, pur avendo magari un buon inci. Adesso io anche di inci non è che me ne intendo, come sapete, velocemente ve lo mostro, giusto per se si vede. Ci metto una vita in me. Forse è così. Così qualcosa ci vede, ci mette veramente tanto, però mettere a fuoco è un delirio. Mentre questa invece appunto vedo che c'è scritto bio, quindi suppongo che sia una linea differente, appunto bio certificata. Dice questo è certificato ICEA, ovviamente su quello non è scritto. E dice no SLES, no parabeni, no petrolati, no coloranti, no siliconi. Ed è eco-friendly. Che è addolcente delicato, foglie d'ulivo e fiordaliso, quindi boccettone da 500 ml. Questo sinceramente non mi ricordo il prezzo. Dov'è? 2 euro, quindi ho detto ma sì, c'è cioè per 2 euro ci sta, proviamo. Poi
Sempre di natura verde, ecco, mi stanno uscendo tutte le cose insieme per brand, così andiamo un po' con ordine per una volta. Ho voluto prendere, ovviamente questo non è bio, come notate, è diciamo più cheap, più simile insomma a questa linea qui, e non ha appunto scritto bio. Vellutante piacere, aloe vera, muschio bianco, sapone liquido, ricarica. Questa costava, sono un litro, una cazzata, un euro. Non lo trovo, dov'è? Boh, non lo trovo. Comunque, un euro, due euro al massimo il litro. Quindi comunque, siccome noi in bagno abbiamo il dispenser, ogni tanto mi piace metterli i saponi liquidi per le mani, quelli che magari hanno un bel packaging, mi piace anche metterli lì sul lavandino in vista. Altrimenti molto spesso ho appunto un dispenser che vado insomma a riempire col sapone, quindi lo prendo spesso quelli nelle buste di plastica, diciamo le ricariche, oppure questa volta ho voluto provare questo. Mi stanno veramente torturando le zanzare, non avete idea di che gambe che ho, dei segni incredibili sulle gambe, in tutte le punture. Poi ho voluto prendere dei balsami, come se non ne avessi abbastanza. C'erano gli ultra dolci di Garnier in offerta, e siccome anche di questi, pur non essendo un prodotto bio, sento sempre parlare molto molto bene qui su YouTube, in generale nelle recensioni che ci sono sul web, ma bene o male un po' di tutti si sente, cioè non di un tipo in particolare, ma in generale di tutta questa linea di balsami, mi ha incuriosito. Non sono bio, lo sappiamo, però non sono niente male e costano poco. Li ho trovati a 1,79 euro, sì, 1,75 euro, sì, 1,75 euro in offerta. Ce n'erano tantissimi tipi, io non mi ero mai soffermata a guardarli tutti, ce ne sono davvero tanti, scegliere è stato difficile perché ne avrei voluti comprare 4. Poi ho detto, Martina, non ne ha senso, nel senso che comunque hai la casa piena, va bene che sono in offerta, però non ha senso, cioè li troverai ancora in offerta, non è un prodotto che costa chissà quanto, che quindi se lo trovi in offerta per forza devi approfittarne perché sennò chissà che perdita o guadagno hai. Quindi ho detto stiamo su due e ho cercato qualcosa che andasse bene per il mio tipo di capello in questo momento, assolutamente perché mi ricordava ancora l'estate, non voglio assolutamente abbandonare quest'idea dell'estate. Ho preso questa, l'acqua di cocco e aloe vera, sono due ingredienti che quest'estate per me sono stati i protagonisti, perché soprattutto in Thailandia ho acquistato, e l'avete visto nei video haul, se non li avete visti ve li lascio comunque nell'info box, così se avete voglia di andate a dare un'occhiata. Dicevo, protagonisti indiscussi olio di cocco e aloe vera. Mi sono portata a casa un sacco di aloe vera e olio di cocco a go go. E sono veramente, non so come dire, non trovo altra parola se non protagonisti per me di quest'estate, perché sono due di quegli ingredienti che non avevo mai utilizzato. Ho visto adesso questo coso è sporco. Cavolo, mi sono accorta adesso che è uscito. Era dentro nel sacchetto, magari un po' si è rovesciato. Vabbè. E quindi niente, insomma, ho scelto questo qua che idrata ed istrica senza appesantire, quindi un qualcosa ideale un po' per tutti i tipi di capelli, quindi balsamo, classica funzione, idrata ed istrica, proprio basic, che ho detto ci sta sempre e mi andava questo. Poi ce n'erano tanti, io cercavo qualcosa per i capelli comunque rovinati, qualcosa che li andasse a nutrire, a rigenerare. Ce n'erano due che potevano fare al caso mio, alla fine ho scelto questo qua, la pappa reale, miele e propoli, che districa, rinforza, protegge e nutre per capelli fragili che si spezzano. L'altro era per capelli danneggiati, se non sbaglio. I miei capelli sono entrambi in questo momento, quindi sono fragili, si spezzano, ma perché sono danneggiati. Però per quello che fa, quindi per la descrizione, diciamo, che dà delle caratteristiche, alla fine ho scelto di acquistare questo e quindi niente, insomma, preso. Proveremo e vedremo. Poi, sempre a 2 euro se non sbaglio, sì, ho preso questo altro
sempre per lavarsi, è un olio di macadamia bio, doccia oil, idratante, quindi è praticamente un prodotto per lavarsi, però a base oleosa, quindi molto nutriente, idratante, dice zero slash PEG, siliconi, parabeni, coloranti. Questo Natura Oil è by Nani, che è scritto piccolino qui, e io di questa linea, di questa marca, avevo preso già un altro olio doccia, sempre pagato 2 euro in offerta, che in realtà però, sono sincera, non ho ancora utilizzato, quindi non vi so dire nulla, come non vi so dire niente di questo, mi ha solo ispirato, non so perché, il fatto che fosse comunque un olio doccia è una cosa che boh, mi sembra una coccola, una cosa che mi ispira, ne ho comprati altri ma non ne ho in realtà ancora utilizzati, dico la verità, altri, il suo fratellino e un altro che poi alla fine è un olio per bambini, e mi ispirava questa cosa, tant'è che poi ne ho preso un altro che vedrete, vabbè. Pur non avendo ancora provato l'altro, però ho detto ma sì, dai, mi sono lasciata prendere, convincere e l'ho acquistato, anche se sono 250 ml, quindi in realtà questo che costa 2 come lui è però grande il doppio, quindi in realtà erano lì nello stesso stand e io ero indecisa tra uno e l'altro, dicevo questo conviene assolutamente di più per il prezzo, per la quantità, però questo mi ispirava ed è una cosa diversa e quindi alla fine li ho presi entrambi. Rimanendo sempre in tema di olio, ho preso il bagno seta di Omia Laboratoire. Sapete che io amo tanto questo brand perché fa tanti prodotti molto validi, a prezzi accessibili, bassi, molto spesso anche in offerta. Per cui quando c'è qualche offerta io tengo sempre d'occhio Omia e acquisto quello che mi va di provare perché non ho ancora provato o quelle che sono le mie conferme, le cose che quindi riacquisto perché mi piacciono. E, ho preso questo appunto bagno seta all'olio di argan con olio biologico estratto a freddo, 0% SLES, LES, parabeni, coloranti sintetici, eccetera, eccetera. Pur non avendo alcune delle solite certificazioni che troviamo tante volte sui prodotti certificati sull'etichetta, questo non ce l'ha, quindi probabilmente non è totalmente bio, verde, non so come dirvi, però in realtà dietro c'è scritto bio, principio funzionale d'agricoltura biologica certificata, è scritto qua, però non ha riportato nessun tipo di certificazione, quindi vabbè, poco male, eh. Metterà a fuoco? Santissimo cielo, ecco qui, vedete? Così magari date anche un'occhiata all'etichetta e all'incis se ci vedete qualcosa. Comunque questo qui. Tra l'altro una cosa particolare che ho notato quando ero davanti allo stand, ce n'erano anche questi di altri tipi, pagati 2 euro se non sbaglio, una roba del genere, o forse qualcosa meno, non mi ricordo, Omia, bagno, olio, argan, 2,70, ah, un po' di più, vabbè. Anche questo mi è ispirato per lo stesso principio dell'altro, che comunque a base oleosa e non li ho ancora provati, ma mi incuriosiscono. Mi sembra di fare due cose in una, no? Usando un prodotto del genere, sia lavarmi che allo stesso tempo andare già a dare l'idratazione che a volte non do con la crema perché sono pigra. Vabbè, e dicevo che c'erano di tanti tipi, ma una cosa che mi ha un po' stupito e mi ha un po' stranito è che della stessa tipologia di prodotto c'erano delle confezioni molto chiare e delle confezioni molto scure, proprio come colore del prodotto all'interno. Quindi non mi ispirava questa cosa perché non riuscivo a capire come mai, e allora ho sia per questo motivo che per esclusione, perché poi ho preso un'altra cosa di un altro tipo di olio e volevo cambiare, per non prendere la stessa cosa, sono andata su appunto l'olio argan ed era anche quello che tutte le confezioni avevano lo stesso colore, quindi mi sembrava più normale. Ma vabbè, poi ho preso, vabbè, elasticcini, questi qui fatti a filo del telefono, come si dice, a molla, perché ne sento sempre parlare bene e mi dicono che sono i migliori per non far strappare i capelli. Siccome io li leggo praticamente sempre e tendo appunto anche a strappare tanti capelli, sia con gli elastici che pettinandomi, volevo andare a diminuire un attimino il problema e quindi ho trovato questi a 1 euro e qualcosa e a un, adesso non mi ricordo quanto. Vabbè, forse 1 euro, sì, 1 euro,
Ho voluto, ce ne sono dentro tre, ho detto ma sì, proviamo, magari sono la svolta e mi piacciono un sacco. Non mi ispirano cose di plastica perché non sono abituata, però magari invece mi ci trovo benissimo. Poi, siccome era in offerta, e vedete da sé che l'offerta è consistente, ho deciso di acquistare questa confezione del marchio Erboristica. Che io in realtà ho già sentito, ho già visto, probabilmente ho anche già provato delle cose quando abitavo con mia mamma, che comunque anche lei magari acquistava delle cose o gliele regalavano, quindi alcune volte si provano delle cose e ci si rende conto dopo anni che si era già provata quel brand e senza neanche accorgercene. Vabbè, è una confezione, un tipo di font, di packaging, di tutto che comunque mi ricorda qualcosa che ho già provato, però non so. In realtà anche di questo brand non ne so molto, di questo brand Erboristica, anche se guardando gli inci mi sembra di capire che siano dei buoni prodotti, non certificati, non bio forse, ma comunque dei buoni prodotti. Poi perdonatemi se sto dicendo delle castronate perché potrebbe anche essere. Qua l'offerta era latte detergente più tonico viso in omaggio. A me in realtà interessava più che altro il tonico viso perché sto facendo incetta di tonici più che di detergenti, sinceramente, in questo periodo sto facendo fatica a finire i detergenti mentre i tonici mi vanno via che è una meraviglia. Questi assieme costavano 7 e... dov'è? 7,50 oppure... 7,90 perché poi ho preso un altro kit e questi erano i due prezzi, quindi vabbè, siamo lì. E comunque 8 euro vuol dire 4 euro al pezzo, un ottimo prezzo secondo me, considerando che se riesco a staccarli ci guardiamo bene, mi sembrano dei buoni prodotti e comunque dice, allora non dà indicazione su bio appunto, però dice... Zero derivati petrolchimici, coloranti, siliconi, parabeni, 97% di ingredienti di origine naturale, poi vabbè, vegano, ok, testato al cromo, al nickel, al cobalto, insomma tutta una serie di cose che ci fanno dire comunque che è un buon prodotto, quindi il prezzo sicuramente è valido e sono appunto meno di 4 euro per ognuno, diciamo che se fossero costati 7,90 l'uno, ovviamente non mi sarebbe mai passato per la testa, non mi sarebbe interessato perché comunque non sono prodotti che conosco e non vado così a colpo sicuro a prendere una cosa che non costa tanto perché 7 euro, 8 euro non sono tanto, però ci sono prodotti che costano meno e quindi non avrei azzardato. In questo caso invece il fatto che fossero in combo e che quindi uno è regalato, ma facciamo che costino meno di 4 euro ognuno, mi ha incuriosito perché mi dà modo di provare dei nuovi prodotti senza però spendere una cifra e mi permette di provarne addirittura due e quindi capire meglio, conoscere meglio magari l'intero brand potendo provare più di un solo prodotto che magari ci può dire poco, ci può piacere oppure no, però è soggettivo e non è detto che uno ci piaccia e tutti gli altri no, viceversa, insomma. Quindi, insomma, mi ha incuriosito questa cosa. Allora, uno è il latte detergente viso all'olio di argan e alfa idrossiacidi di fiori, ultra delicato, idratante e rivitalizzante. Questo qui. E l'altro invece è il tonico, lozione tonica viso all'olio di argan, sempre stessi ingredienti, ultra delicato, no alcol, rivitalizzante, idratante. E quindi niente, comunque mi piacevano, come anche il packaging. Molto carino, mi piace. Poi, beh, che forse ce la faccio. Sempre dello stesso brand, quindi sempre dell'erboristica, anche qui confezione convenienza con l'omaggio. In omaggio l'esfoliante viso del 75 ml. Allora, perché mi ha incuriosito invece questa combo? Questa, vi ripeto, è 7,90 o è 7,50? Secondo me era questa 7,90 e l'altro 7,50. Quindi comunque il discorso che vi ho fatto prima vale anche con questo. Quindi stesso concetto, la possibilità di provare due prodotti diversi a un prezzo ridotto. E in più erano comunque cose che possono andare bene per me. Perché uno è il trattamento intensivo riparatore viso, antirughe idratante. È vero, non ho chissà quali rughe, però ho 30 anni e inizio ad averle.
Quindi non ho nulla di molto ricco, formulato in questo modo, cioè comunque con queste caratteristiche per la notte. Quindi me la sono immaginata proprio come un trattamento notturno, che quindi d'inverno magari bello, bello corposo, bello idratante e appunto antirughe. Poi magari invece una crema leggerissima, non lo so, me la sono immaginata io così, non so come mai. Comunque è Elisir all'olio di argan e acido ialuronico vegetale, antirughe idratante. Sono 50 ml di crema, quindi già comunque un 50 ml di crema potrebbe benissimo costare 8 euro. Qui io l'ho pagata praticamente la metà, o insomma, vediamola come vuoi. Comunque avevo in omaggio l'esfoliante viso da 75 ml. Questo è all'olio di argan, no, olio e granuli di argan. Pelle rivitalizzata e luminosa. In questo periodo non sto facendo esfolianti perché comunque già l'abbronzatura si era andata a far benedire, lavandosi ovviamente il viso, truccandosi tutto, cioè comunque viene toccato, lavorato, lavato in continuazione e quindi l'abbronzatura praticamente se n'è già andata. E quindi non sto facendo ulteriori scrub. Ma d'inverno mi piacciono molto e comunque è una cosa che va fatta, non ovviamente quotidianamente, però è uno di quei trattamenti che ogni tot cerco di fare, perché comunque avendo una pelle mista con delle impurità devo cercare di tenerla sia il più idratata possibile, devo comunque cercare di tenere sotto controllo le rughe perché l'età avanza e allo stesso tempo devo anche tenerla detersa e agire comunque sulle impurità e quindi fare magari un bello scrub che mi vada a togliere bene tutto lo schifo che si va a depositare sul viso e tutto il sebo in eccesso che la mia pelle produce. Quindi anche questo mi ha ingolosito, ho detto ma sì, quindi esfoliante viso. La confezione me l'immaginavo più grande, ma vabbè, sono 75 ml, saranno un po' più concentrate rispetto ad altre volte che ti mettono i tubi giganteschi e non c'è dentro niente. E appunto la cremina, tra l'altro, mi piace tantissimo che sia nel barattolino di vetro con il tappo così, mi dà l'idea proprio di un prodottino carino, carino, cioè l'ho aperto adesso insieme a voi, ma sono contenta, mi piace, mi ispira, mi ispira. La scadenza è 50 mesi, 50 ml, 12 mesi e questo sono appunto 75, abbiamo detto 12 mesi. Sono molto curiosa di provare questi prodotti, però vi dico già, non saranno prodotti che apro e che utilizzerò a breve perché ne ho davvero tanti e devo cercare di capire quando meglio utilizzarli anche in base alle loro caratteristiche. Quindi un prodotto di prodotti così magari ricchi li tengo sicuramente per la stagione invernale perché devo cercare di smaltire invece i prodotti più prettamente estivi, diciamo. Poi, mi sa che è rimasto tutta la linea, no, non ancora, c'è ancora un prodottino e poi tutto il resto che vi mostrerò è dei provenzali. Allora, un altro prodotto che ho acquistato sempre in offerta a 2 euro è l'olio corpo ecobiologico di jojoba della Omia Laboratoire. Infatti vi avevo detto che avevo preso altri prodotti Omia, che mi piace molto. E è un altro olio, sono un po' in fissa con gli oli in questo periodo, anche se in realtà la mia pelle non è che li tolleri così tanto, nel senso che comunque a me piace mettere l'olio di mandorla quando esco dalla doccia, però ora che si assorbe, ragazzi, devo stare proprio ad aspettare delle ore, cioè me lo concedo come coccola quando ho tempo e sto a casa, che mi metto il pigiama a fine. Ma se dovessi uscire e rivestirmi poi non andrei sicuramente sugli oli perché la mia pelle ci mette veramente tanto ad assorbirli. Strano perché comunque ho in realtà non una pelle del corpo almeno non così disidratata. Però sicuramente non è una pelle nutrita perché comunque metto veramente poca 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 crema. E solo quando sento la necessità, non è proprio un'abitudine, rispetto comunque al viso, dove comunque è mia abitudine mettere sempre la crema, non è la stessa cosa per il corpo, purtroppo. Anche se adesso con tutti questi nuovi prodotti, però sono sempre cose più per lavarsi, per i capelli, o